Ciao amici, io sono il Rob, questo è Game of Rob. Ben trovati oggi. Sono qui in questo vlog, in questo video che forse è il video più importante del canale perché ora più che mai ho bisogno del vostro consiglio e del vostro parere da amici qua sotto nei commenti. Ho detto proprio da amici, ragazzi, perché come ripeto sempre, voi prima di tutto siete degli amici per me che degli iscritti. E perché sto pensando, ragazzi, di aprire un secondo canale. Ora la prendo un po' alla larga, vi spiego per spiegarvi un po' perché voglio aprire il secondo canale. E devo dire che è stata una settimana un po' di crisi per me, per il mio canale, perché ho pensato anche di chiudere il canale. Lo dico tranquillamente, no, e state tranquilli, ragazzi, che non chiuderò il canale. Game of Rob rimarrà attivo perché è una mia creatura ed è una creatura che tutto sommato funziona. È un canale in continua crescita, porto contenuti di qualità, vedo che molti di voi apprezzano i miei video, apprezzano la mia qualità e sono felicissimo dei numeri che ho raggiunto anche grazie a voi. Solamente forse grazie a voi, perché io più che fare il video, più che metterci tutto l'impegno e il sacrificio anche in termini di tempo e sotto tutti i punti di vista, non posso fare altro, ma l'importante come sempre è su YouTube come in qualsiasi ambito anche lavorativo, il pubblico e i clienti. Quindi devo solo ringraziarvi sinceramente. E sto pensando di aprire appunto un secondo canale perché c'è una categoria di video miei che non funziona. Ovviamente mi sto riferendo ai gameplay, perché solo 30, 40, 50 di voi me lo guardano. Anzi, nemmeno a volte raggiungiamo quei numeri. Ma non è una colpa vostra, ma è colpa mia. Nel senso che più e più volte ho iniziato una serie e poi l'ho troncata. L'ho troncata, ma non solo per il sacrificio che chiede il gameplay in termini di tempo, in termini di preparazione, perché i miei gameplay anche all'inizio non erano gameplay stupidi, nel senso che c'è una lavorazione dietro un gameplay ci stava anche un'intera giornata, e non scherzo, perché anche nel gameplay cercavo il come dire, la giusta battuta, cercavo il giusto tempo, il giusto ritmo, stavo attento alle cose che dicevo. Se c'era anche una sola cosa che sbagliavo, buttavo via il video, lo ricominciavo, e questo mi portava a ripetere il gioco e a ripetere quel capitolo anche 5-6 volte al giorno. Ma non è tanto l'impegno che richiede un gameplay che mi blocca, ma sono proprio i numeri in calo, perché Google e YouTube premiano in termini di visibilità i canali che sono numericamente in crescita di iscritti, di entrate, di tempo di visualizzazione e quant'altro. E i gameplay, siccome mi guardano 30, 40, 50 di voi e basta, nemmeno tutta la durata del video, mi fanno calare le statistiche di Game of Rob. E quindi in termini di visibilità ci rimetto, inizio a perdere anche iscritti per esempio e anche visualizzazioni. E mi dispiace fare anche questi discorsi, ma ormai, visto che sono un canale che fa 100 visualizzazioni a video, che è in continua crescita, che ha superato i 500 iscritti e che è sulla pista da ballo, mi viene a pensare, allora conviene ballare, perché io, ragazzi, se faccio le cose le faccio seriamente, non le faccio solo per divertimento. YouTube è speciale anche per questo, perché riesce a trasformare la passione anche di fare i video in un lavoro. E quindi sto pensando, ragazzi, visto che mi dispiace tantissimo scontentare quei 30, 40 di voi, 50 di voi iscritti che sono interessati anche ai miei gameplay, sto pensando di aprire un secondo canale solamente di gameplay. Ci sono arrivato, l'ho preso un po' alla larga, ma per spiegarvi bene, ragazzi, secondo me è una premessa che andava fatta. E appunto chiedo prima di tutto un consiglio a voi: se volete che apra, se siete interessati all'apertura di un mio secondo canale dedicato esclusivamente ai gameplay, dove ovviamente continuerò a serie che ho magari iniziato anche sul canale, che finalmente vedranno la loro fine sul secondo canale.
Sto pensando anche se fare gameplay con o senza commento. Questo me lo dovete dire soprattutto voi, perché io potrei fare anche gameplay con commentary o gameplay senza commentary, anche tutti e due in contemporanea. Me lo dovete dire voi nei commenti, nel senso cosa vuol dire gameplay con commentary. Gameplay dove io ci metto la faccia, dove io ci metto la voce. Insomma, datemi dei pareri su come vorreste un mio gameplay. Beh, amici, io continuo a ringraziarvi poi per le visualizzazioni, per gli iscritti. Continuo veramente a ringraziarvi e a ripetervi che prima di tutto per me siete degli amici con cui parlare liberamente di videogiochi, poi degli iscritti. Bene, si chiude qua il video. Io sono il Rob. Questo è Game of Rob. Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Ciao, amici.